Adesso io, Giada e Pia stiamo andando un attimino fino in gioielleria perché purtroppo non mi esce più la fede e quindi abbiamo provato con l'olio, abbiamo provato col sapone, mia zia ha provato in tutte le maniere, non si leva più e quindi devo andare a farmela tagliare. E niente, questo qui è uno zainetto che Giada ieri ha preso sulla fiera con l'unicorno. Così, qui c'è Pegasus. E poi invece al contrario c'è sempre Pegasus. Sempre Pegasus. E niente, quindi adesso andiamo un momento e poi andiamo a casa. Qui c'è Pia. Ciao Pia! Pia! Ciao! E andiamo. Allora, sono le 19 qualche cosa, non lo so. Siamo appena rientrati perché sono dovuta andare a prendere Maurizio al lavoro. E siamo passati dal Conad che abbiamo preso la cena per stasera e il pranzo per domani per i bambini che verrà sulla mamma per stare con loro. Adesso vi faccio vedere quello che abbiamo preso e vi dirò anche i prezzi. Non vi lascio lo scontrino questa volta perché è poca roba, quindi facciamo presto. E niente, adesso ve la faccio vedere. Allora, Maurizio ha preso 4 confezioni di questi hamburger di suino senza glutine e costavano 1,20 euro la coppia. Poi, pomodorini 1,90 euro alla confezione, ne ha prese 4, questi qui sono i datterini. Poi fusilli del Conad, dove è finito lo scontino? Ah, fusilli 39 centesimi, pacco da mezzo chilo. Ragù con salsiccia, sempre del Conad, che è senza glutine. E ve lo faccio vedere. Qua è scritto. E 1,85 euro l'uno. Poi questi spaghetti senza glutine del Conad Alimentum, spaghetti con mais e riso integrale. Questi qui 1,58 euro e sono da mezzo chilo e sono trafilati al bronzo e non è tantissimo per un pacco di pasta senza glutine. E poi 3 pacchi di questa insalata qui, classica.
e che dentro ha la riccia, la scarola e il radicchio rosso. E questa qui l'ha pagata 1,65 euro la busta, e la busta è da 250 grammi. Quindi questo qui è tutto quello che ha preso. E adesso metto sulle pentole dell'acqua, così prepariamo appunto la cena. Allora, sono salita perché venendo a casa ho notato i nuvoloni e quindi adesso volevo farveli vedere. Stanno tornando. Infatti mi sa che stanotte pioverà di brutto di nuovo. Stamattina ci sono stati dei tuoni spaventosi. Sembrava che si squarciava il cielo e stanotte mi sa che pioverà di nuovo. Stress questa pioggia. Allora, sono qui per dirvi che praticamente ci sono anche delle novità per quanto riguarda domani. Perché il chirurgo che mi ha visitato, che mi ha fatto la cartella, non riusciva a sentire bene, a palpare bene il nodulo, anche se io glielo ho fatto sentire dov'è che era, lui diceva che non lo sentiva. Quindi mi ha detto che domani mattina, quando vado, prima di andare in sala operatoria, mi fanno un'altra ecografia in modo che lui vede bene dov'è questo nodulo e se è ancora presente, io lo sento, è qui. Quindi non lo so, vedrà lui poi. E se riesce a vederlo, a palparlo bene, mi porta giù e facciamo quello che dobbiamo fare, altrimenti mi rimanda a casa e lunedì prossimo ho di nuovo la visita col primario insieme a lui, così almeno capiscono bene dov'è questo linfonodo. Vabbè. Io lo sento, facevo le prove anche insieme mentre andavamo a prendere Maurizio, mentre guidavo, toccavo qua e qua lo sento. Ora io non so. Comunque, e in più l'anestesista ha aggiunto degli esami perché dice strano che al dottore non siano venuti in mente di farglieli fare prima di mandarla in oncologia. E sono gli esami per la toxoplasmosi, per la mononucleosi e poi per un'altra cosa che non mi ricordo, me l'ha detto ma non mi ricordo. Quindi domani farò anche questi esami, cioè mentre mi fanno il prelievo del sangue domani mattina farò anche questi altri esami qui. L'anestesia mi ha già detto che siccome li sembrano un po' più profondi preferisce farla totale e quindi probabilmente mi voleva tenere anche poi di notte. Perciò vi farò poi sapere comunque tutto nel prossimo video che uscirà venerdì, saprete tutti i dettagli e quello che è successo perché in realtà al momento non lo so nemmeno io quello che succederà perché è ancora tutto un punto interrogativo. E quindi niente, io sono venuta appunto qui per salutarmi, per augurarvi delle buone giornate e per ringraziarvi di tutto l'affetto che mi avete dimostrato per i messaggi di sostegno. Quindi speriamo bene, incrociamo le dita. E niente, quindi ci vediamo venerdì con un nuovo video, salvo cose strane, diciamo. Comunque, salvo cose strane, ci vediamo venerdì con un nuovo video. Vi mando un bacione. Ciao! 1, 2, 3, come on!